Amici di Barbecue Mania, bentornati. Oggi andiamo a vedere un accessorio per il barbecue a carbone della Weber prodotto dall'azienda We Barbecue. L'accessorio che andiamo a vedere è lo slower, che è questo qui. Per cui ora vi vado a spiegare come funziona e qual è la funzione di questo accessorio. Cos'è lo slower? Lo slower è un accessorio che ci permette di andare a preparare e fare cotture indirette o low e slow con bassissimo consumo di carbone. Ci consente di avere maggiore stabilità della temperatura e anche di non dover stare lì a regolare ogni volta l'aria di combustione. Dove lo usiamo? Lo usiamo, come detto in precedenza, su tutte le cotture indirette e su tutte le cotture in low e slow. Il suo utilizzo è semplice. Allora, il concetto è questo: dobbiamo, da sotto, come sappiamo, nei nostri barbecue entra aria ricca di ossigeno e da sopra al coperchio e esce aria povera di ossigeno. Ora voi immaginate questo: quando si usano i binari o i cesti separacarbone che la Weber dà in dotazione o come accessorio, abbiamo comunque la camera di cottura che viene investita sempre e tutta quanta da aria fredda che entra da sotto, per cui ci diventa molto difficile gestire la temperatura e soprattutto ci diventa difficile avere una stabilità di temperatura nel corso del nostro tempo di cottura. Allora, che cosa ha fatto la barbecue? Ha pensato a questo accessorio che va posto sul laterale del nostro barbecue. Al suo interno andiamo a mettere carbone acceso o spento con qualche bricchetto acceso se andiamo a fare una low e slow. Andiamo a coprire le sante parti della nostra griglia focolare con della carta di alluminio in modo tale che l'aria fredda non va più ad entrare su tutta la camera di cottura ma penetrerà solo all'interno del nostro slower dove abbiamo il carbone. Questo ci permette appunto di avere un'apertura di ventilazione da basso molto più chiusa, per cui possiamo far entrare molto meno aria perché il carbone lo abbiamo tutto vicino e accostato, per cui non abbiamo dispersione di temperatura, soprattutto perché poi quando la nostra piastra in acciaio inox, perché questo è acciaio inox spesso 2 mm, si scalda, riesce a mantenere, a far consumare il carbone molto più lentamente. Inoltre, quando andiamo a fare un low slow, vi posso garantire, perché l'ho provato io personalmente, con un mezzo sacco di bricchetto Weber, a differenza del Minion Method, ci permette di avere più durata nel tempo. Sono riuscito a farlo durare, mezzo sacchetto è durato sulle 8 ore di cottura, per cui già questo si traduce in risparmio notevole di carbone e soprattutto non sono stato lì a controllare o a regolare continuamente l'aria. Una volta impostato, messo sulla temperatura di crociera a 120 gradi, me ne sono andato, dopo 8 ore ho trovato la mia spalla nel mio punto di petto cotta senza avere sbalzi di temperatura fastidiosi e noiosi. Lo slower ci permette inoltre anche di poter cucinare su due piani. Perché? Perché possiamo andare a cucinare, oltre che sopra la nostra griglia di cottura, eccola, possiamo andare a cucinare anche sopra la griglia focolare, per cui un vantaggio notevole. Se non abbiamo bisogno di fare cotture con water pan, possiamo tranquillamente, per dire, voglio fare un pollo e delle patate, posso mettere le patate sotto, il pollo sopra, in modo tale che anche i grassi del pollo che colano sulle nostre patate vanno ad aromatizzare le stesse. Per cui, oltre ad avere quello che dicevamo prima, un notevole risparmio di combustibile, maggiore stabilità di temperatura, più facilità nel gestire le temperature, guadagniamo anche spazio per le nostre cotture. Piccola chicca che vi voglio far vedere, perché con We Barbecue nulla viene lasciato a caso: le nostre griglie con alette apribili consentono la ricarica del carbone se stiamo utilizzando i binari o i cesti. Nel caso dello slower, anche qui vedete che l'apertura dello slower è fatta precisa per quello che è la larghezza della nostra aletta mobile, per cui anche in fase di cottura dobbiamo ricaricare il nostro slower, è tutto molto semplice e comodo.
Lo slower è un accessorio che potete trovare su tutti i barbecue a carbone Weber, per cui c'è per la versione compact kettle, c'è per la versione original kettle, c'è per la versione master touch, premium performer, c'è per tutti i tipi di barbecue a carbone della Weber. È un accessorio che io sinceramente, per chi fa delle cotture indirette, consiglio. Sono forse, dopo il barbecue, i soldi meglio spesi che potete spendere. Perché veramente il discorso di avere bassi consumi di carbone col bricchetto della Weber, che come ben sapete ha il suo costo, è un fattore molto importante. Diciamo che dopo 5-6 cotture indirette vi siete ripagati il vostro slower. Lo slower, come tanti altri accessori della WeBarbecue, li trovate all'interno del nostro sito internet www.barbecumania.it. Vi invito ad iscrivervi alla pagina Facebook barbecumania.it e iscrivervi anche al nostro canale YouTube barbecumania.it, dove appunto con i nostri video cerchiamo di presentarvi e tenervi sempre aggiornati su quelli che sono nuovi prodotti, nuovi accessori, tecniche di cottura e ricette di tutto quello che gira intorno al mondo del barbecue. Da Emanuele un saluto a tutti, non mi resta che augurarvi una buona grigliata e ci vediamo al prossimo video.